E sono Pazox, bentornati in Nuove News. Prima di iniziare le news vi ricordo che nel video precedente abbiamo fatto un minigioco. Bene, e questa è la percentuale dei colori. E a quanto pare ha vinto proprio quel colore, con una percentuale del 65%. A fine video ci sarà un altro minigioco, ma prima le news. Iniziamo subito con una calda notizia: Fortnite potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch quest'estate. Il rumor, naturalmente tutt'altro che confermato, arriva dal giornalista videoludico Marcus Seller, che alcuni giorni fa su Twitter ha parlato di un possibile arrivo del titolo di Epic Games su Switch fra agosto e settembre. Beh, diciamo che avrebbe abbastanza senso, visto che la Nintendo Switch supporta l'Unreal Engine. Sarebbe veramente bello giocare Fortnite con una console di casa e portatile. Immaginate il divertimento. A quanto pare ci sarà un last team match di 20 persone, avete capito bene, 5 team su 20, è veramente una cosa pazzesca. Non vedo l'ora che questa modalità esca, ma quando uscirà? Sicuramente uscirà dopo l'8 marzo, ovvero il 9 o il 10 marzo, in questi giorni in poche parole. Mentre nel negozio è ritornato il carro rapace e questo piccone a dir poco affascinante, assomiglia un po' a Thor come piccone, però è molto figo. A quanto pare si vocifera anche di questa strana arma, non è ufficialissima questa immagine, ma si vocifera questa strana arma lancia missili dall'alto? Spero di no. È un piccolo easter egg che non avevo mai notato, è che a Montagnole Maledette c'è la lapide di H1Z1. E vi ricordo, ragazzi, come ho detto nel precedente video, andatelo a guardare se non l'avete guardato, arriverà lo starter pack. E purtroppo, ragazzi, le notizie finiscono qua. Ovviamente, appena ce ne saranno delle altre, sarò subito qui a fare un video per voi. Ma aspettate, c'è il minigioco! Adesso non vi chiedo nulla sulla mappa, chiedo a voi, sempre sotto i commenti, qual è la vostra skin preferita. Come sempre, un dolcissimo e carnissimo.